Buongiorno amici, è Norberto Nicolai in minuto 91esimo post Lazio Torino. Allora, non Lazio Torino, Torino Lazio, non facciamo confusione, forse è l'euforia, ma non credo l'euforia, è la consapevolezza di avere una ottima squadra come la Lazio di quest'anno. Una squadra che è stata costruita intelligentemente dal presidente Claudio Lotito e da il Tare, tanto vituperato. Ma passiamo subito la parola al primo ospite. Eccolo qui, Paolo Benitasquini, ci sei? Bene, bene. Allora, commenti, vai tranquillo. Che dire, io sono entusiasta di questa Lazio. Io ieri sono entusiasta di questa Lazio, sono entusiasta di mister Pioli. Ieri ho visto che hai notato un mio intervento in cui dicevo che secondo me questo è un mister più in gamba rispetto al Wengen Eriksson del 2000. Sono d'accordissimo. Sono d'accordo. È un gioco che veramente sfido altre persone a trovarlo così bello. Lei parlo per la Lazio. Sì, sì. Sfido altre persone a trovarlo così bello e così interessante. Cioè, io vedo un'unità di intenti, un gruppo eccezionale. Vedere una persona di 36 anni come Miro Klose esultare come un bambino sul secondo gol di sì, sì. Giusto, io ho visto esultare come un bambino Miro Klose, parliamo di un campione del mondo, il record dei, cioè l'uomo dei record. E a me emoziona, sinceramente, emoziona. E poi la cosa bella è che non stiamo toppando, scusami il termine un po' romanesco, non stiamo toppando queste partite che noi di solito in altre stagioni avremmo sicuramente. Bravo, bravo, bravo. Sì, sì. Due anni fa ci trovavamo nella stessa situazione, sempre con Torino, andavamo a giocare su Torino e ci dominavamo. Poi gli ultimi 10 minuti è stato un certo Jonathan che ci fece 1-0 e non la sbloccavamo più, non riuscivamo più a riprenderla. Sì, sì, sì. E a fare il direttore sportivo con i miliardi altrui. Certo. Sì, sì. Costretto fra virgolette a prendere De Frai, cioè, grazie a Zapparini che ci hai evitato una tippa di male clamorosa, perché a Frai l'abbiamo visto anche ieri quel passaggio stupendo con Muriel sul secondo. Quello, bravo, bravo. Io ho visto un De Frai
un titolare che praticamente ieri ha fatto una finta al giocatore Martinez, il venezuelano, che poi è anche bravo. Sì. Sì, bravo. E io ti dirò di più. Quindi dico, non stupiamoci di questa. No. Stiamo raccogliendo i frutti normali di una squadra che gioca, cioè che è stata creata col cervello, senza avere penalizzazioni, perché io mi ricordo anche gli amici pseudo-laziali giorno Rai. Certo. Sì, come no? Noi, tu sai benissimo che noi avremmo voluto fare tranquillamente quella stessa sorte, tu avremmo voluto avere la stessa sorte loro, Norberto. Certo. Ci trovavamo nella stessa situazione loro, cioè una società venduta al nulla, che si ritrova senza presidente, senza soldi, senza niente, e noi ringrazieremo tutta la vita il presidente Rodito che ci ha salvato ben tre volte, come ti ho detto anche in altre trasmissioni. Sì, sì. La prima volta non mandando i libri contabili al giudice fallimentare. Sì. La seconda volta sappiamo tutti quello che succede. La terza volta per arrivare alla camorra. Quanto saremo durati noi? Cioè, capirai. Ci scegliamo. Sì, infatti. Senti. Come no, dal primo calcio scommesse. Bravo. Perché sto vedendo parecchia gente, fra cui l'ellenico, io lo chiamo l'ellenico, sì. Poi il plastico che cerca di fargli i complimenti a questo, a quello, cioè scusa. No, scusa Paolo, ma se lo chiamiamo l'ellenico non si offendono gli ellenici veri? Probabilmente. Hai capito? È un dubbio che mi è venuto. Senti una cosa. Sì, vai. Ho molta più stima di loro e ti dico tutto, perché loro però hanno sempre dichiarato guerra allo Tito. Sì. A me fa molto più schifo gente che poi erano pro Tito, che poi si sono buttati dall'altra parte, cioè le famose banderuole. Sì. Ma io li incontro ancora allo stadio, Paolo, ancora allo stadio, che non lo sanno neanche loro come è iniziata la guerra allo Tito da parte dei i famosi ragazzi, come li chiamo io, a 40 anni, ragazzi. Io chiamo le mie amiche ragazze perché hanno qualche annetto, allora le faccio contente, se, simpaticamente, loro lo sanno, insomma, che non hanno bisogno di essere contente perché le chiamo ragazze, ma è un modo affettuoso. Loro, i ragazzi, bisognerebbe spiegarglielo a questi signori ancora antilotitiani che quando uno è una società per azioni può spendere solo quello che incassa e non può mettere. Io voglio fare una domanda a te, se me la concedi. Certo, poi te ne faccio una a te io dopo, vai. È forte però, ma è fortissimo, a me piace tantissimo perché drammatizza tutto, a me fa impazzire, poi sempre grati a lui e alla Sampdoria, insomma, perché sì. Ieri tra parentesi è stato il massimo per un laziale, è stato il massimo caro ma non è che ti ricordi quando Pazzini, che giocava a Sampdoria, fece due gol qui a Roma e persero sicuramente lo scudetto? Ma come vorrei dimenticare? Io feci uno striscione allo stadio con tutti i pazzi per Pazzini. Sì. Cioè, mi ricordo allora aver vinto lo stadio, mi ricordo McSens e Totti a piangere a fine partita per la doppietta di Pazzini, la grande partita di Cassano. Certo. Ah.
Bello. Sì, era un 25 aprile, una giornata memorabile, in cui quella figura fu una partita, se loro già avevano vinto lo scudetto. Sì, sì, come no. Come no? Perché loro hanno sempre un Barbas, un Pasquali, un coso, un Liverpool, un qualcosa che li distrugge proprio mentalmente. Perché se tu pensi che il loro declino quest'anno è avvenuto dopo la disfatta non di Barletta ma del Bayern Monaco. Dal Bayern Monaco non si sono più ripresi. Eh sì. Sì. Ho anche scritto sui nostri gruppi, di cui tu sono onorato e ne fai parte, ho anche scritto che cosa vi aspettavate con Sabatini. Sabatini è questo, Sabatini è uno che prende i giocatori in Russia, non sapendo che sono 3 mesi che stanno fermi perché il campionato russo è fermo, e quindi Dumbia, che è un ottimo giocatore, ma deve riprendere la preparazione da zero, e non sapendo, oppure sapendo, che si sono presi in barbo che i medici del Cagliari hanno asserito che non era pronto prima di un mese, loro non l'hanno fatto giocare e si è rotto un'altra volta. Sabatini è questo, e il buon Tito ce l'ha visto lungo. E come no? Guarda, a proposito di Sabatini, io parlando con uno della Lazio che stava a una cena dei Lazio Club, gli ho detto, dico, io ho l'impressione, siccome ho intravisto e mi è arrivata la notizia che Amsink era stato offerto alla Lazio allo stesso costo di McKennie dal Bologna e Amsink dal Brescia. Purtroppo McKennie era un grande calciatore, ma era sempre rotto, ti ricordi? Ma magari fosse stato sano. Sulla carta a suo tempo era sul mercato una pedina molto più valida McKennie rispetto a Amsink. Sì, però, sapendo che era uno che si rompeva spesso, Amsink andava preso, e invece questo signore Sabatini ci portò McKennie, che poveraccio, quando giocava era sano, giocava bene. Poi anche un'altra cosa, ti ricordi quell'oscuro centravanti che aveva salvato l'Atalanta, Corossi allenatore dell'Atalanta, che aveva fatto un gol? Ecco, Machiwa, ecco, e a posto di chi ce l'ha portato? Il signor Sabatini, d'accordo Pappa e Ciccia con il presidente del Palermo, oppure con al posto di Cavani, ragazzi, Sì. Ci fece prendere Stefano Machiwa a 8-9 milioni, e praticamente fu una è rimasta insieme a Zarate una delle più grandi buchi economici e calcistici che la Lazio abbia mai sì, avuto. Sì. Senti. Sì. €22 milioni ci ha costato. Mamma mia. €22 milioni, dico solo questo. Sì. Senti, ti faccio una domanda e poi chiudiamo. Allora, De Vrij è quello che è. Quello che verrà, l'altro olandese, anche lui è fortissimo. Sembra la coppia Stammenesta, diciamo la verità. Abbiamo poi. Ti faccio uno specchio e poi dai la tua opinione. Abbiamo un Maurizio che mi sembra all'altezza di giocare alla grande in Serie A. Abbiamo un Novaretti che si è ritrovato. Abbiamo nella primavera alcuni difensori giovanissimi buoni. Io credo che Maurizio, Novaretti, e se il giovane non viene fuori, ci teniamo anche Sané, perché i signori due olandesi sono nazionali, magari te mancano per 10 giorni, non si possono allenare, si fa. Allora, siccome la difesa, da quando gioca De Vrij con Maurizio, no, abbiamo preso un gol in 5 partite, porca miseria, io me li darei stretti anche i Novaretti e i Sané. Aspetto, ne dimentichi
ecco, prima me la, adesso me, ecco, loro sono i tre titolari, io mi darei ugualmente uno, anzi tutte e due secondo me, Novelletti e Sanini, che hanno dimostrato che quando giocano senza quest'odio da parte dei tifosi, la squadra, i compagni di squadra li stanno, insomma, giocano bene. Sanin, finché non si è fatto male, era uno dei migliori in campo ogni partita. Allora, io sono sempre innamorato dei giocatori che difendono i propri compagni di squadra. Certo. Sì. Te lo ricordi quando c'è stata quella mezza rissa? Come no? Per ben due volte ha spintonato il nostro allenatore. Quindi tu immagini, io che quando qui sono Maretti, che ha dato una spallata a Maggio, una malata a De Guzman per difendere il suo allenatore, che mancava non giocasse mai. Ecco. Sì, sono d'accordo. Certo. Sì, sì. Sì. E certo. L'ignoranza di questi pseudo giornalai laziali. Ma per carità. Giornalai, perché io per un'offesa della categoria dei giornalai che hanno fatto un lavoro. Sì, aspetta un attimo. Ma questi non possono essere giornalisti. Certo. Quello è un fenomeno. Fenomeno. Oddio. Quindi vedi la stampa, noi purtroppo non abbiamo a Roma solo la stampa romanista, appunto, abbiamo anche parte della stampa pseudo-laziale. E qui dico una cosa e poi ci salutiamo perché è pronto l'altro ospite in questa prima parte di Poste Lazio-Torino e Torino-Lazio. Io ricordo ho sempre detto che se il signor Cagnotti, che siamo riconoscenti dello scudetto dei grandi campioni, si fosse occupato un po' più della Lazio, la stampa non sarebbe diventata tutta manovrata dal signor Sensolo e forse avremmo vinto uno o due scudetti in più, a parte l'allenatore. Pensa, io all'epoca dicevo, se la diamo all'allenatore, a chi era quello che allenava la Roma, Romano? Ho detto, se questa squadra la davi a Mazzone, avrebbe vinto 3-4 scudetti. Mazzone, Pioli ancora, capito? Ecco, allora di che cosa stiamo parlando? Di questi pseudo giornalisti, sono la vergogna del giornalismo. A parte che io sono dell'idea che l'ordine andrebbe sciolto, perché non esiste. Ma perché uno, siccome riesce a fare alcune cose, fa un esame, lo supera, lui può scrivere su un giornale e si chiama giornalista e l'altro no? Ma anche di che stiamo parlando, ragazzi? Sì. Cioè, tutto il mondo pseudo-laziale si è rigirato contro l'Odito dicendo che anche Vidal ci prendeva per il sedere, per non dire una sì, parola, sì. Perché dice, io vado alla Lazio, quando tutto il mondo, invece dei tifosi della Lazio, ha subito capito che lui non parlava di Lazio, ma parlava di Lazio, che aveva ancora delle serie da fare alla Lazio. E infatti, infatti. Sì. Hanno detto, vedete, anche Vidal ci prende in giro perché nessuno vuole venire alla Lazio. Ed appunto per questo io ti dico, questa gentaccia non la voglio sul carro dei vincitori, Norberto. Sono d'accordo con te. Ricordo tutti, io sì. Parlo e li chiamo in privato,
Fai bene, Paolo Benito. Non ho bisogno di voi. Bene, allora adesso ti lascio che sentiamo il prossimo amico, Laziale Doc, anche lui. Abbiamo visto centinaia di partite insieme allo stadio, fianco a fianco, con l'amico Stefano Fabiz che sta per entrare in diretta. Caro Paolo, dobbiamo vedere di organizzarci, mangiamo una cosa insieme un po' una sera. Va bene? Sì, 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 sì. Il piacere lo fai a noi. Bene, ti ringrazio e grazie, l'onore ce lo fai anche tu partecipando, e grazie Paolo Benito. Bene, ok, ciao, ciao, grazie a te. Allora, qui abbiamo il nostro Stefano Fabriz, ci sei? Sei metaforico a te, affettuoso, caro Norberto Nicolai. Bene. Sono felice di partecipare alla tua trasmissione. Sei un po' gracchiante, che non sei tu, è la radio, è la radio, il telefono, quello che è, insomma, vabbè. Allora, caro Stefano, noi ci siamo sentiti ieri sera, abbiamo scambiato qualche opinione, e adesso dici come faceva... no, Fantozzi, quell'altro ragioniere, quello con occhiali, dici. Ragionier Filini. Bravo, Filini, ecco. Era bruttino ragionier Filini. È porca miseria. Però un grandissimo attore napoletano che ho conosciuto, Gigi Reder, purtroppo ci ha lasciato. Ma comunque era bravissimo come caratterista. Come no. Vedi, nei film, oltre l'attore principale e l'attrice principale, se ti circondi di ottimi caratteristi, il film sale di qualità in maniera, no? Vero? Sì, sono d'accordo, come nelle squadre di calcio, no? Ci vogliono certo. I protagonisti, però anche i comprimari, e i comprimari che funzionino, cioè che non abbiano lo stesso talento dei protagonisti, ma comunque... sappiano dare un apporto proficuo alla manovra. Ecco, allora adesso ti faccio una domanda e poi ti lascio sia la risposta sia il commento generale sulla partita. Io ho notato che chiaramente l'età di Mauri, il campo pesantissimo, la squadra era guardinga. Come sono entrati Onazzi e Keita, si è sviluppato la velocità in avanti, Keita si è mangiato due gol, ma l'ha stroncati secondo me, e lì è uscito anche il genio di Felipe Anderson. Ma la sostituzione geniale di Pioli, facendo entrare in campo Onazzi e Keita, credo sia stata determinante per la vittoria, che dici? Ma dico che comunque Pioli i cambi in genere li fa bene, ma... sì. Comunque alla fine la differenza è il nostro centrocampo, che ha Biglia e Anderson, che in Italia sono un lusso per tutte le squadre tranne la Juventus. Certo. Juventus che tra l'altro, siccome tu sai che io credo molto nei numeri, perché il calcio si basa sui punti che si fanno e non sulle chiacchiere, sì. Cioè, tutti farebbero le triplete. Sì. Allora, punti, medie punti... e poi anche i valori algebrici, cioè ridisegnate e quelle incassate, hanno il loro valore. Quando hai un Felipe Anderson che comunque pensa, al di là dei buoni cambi, e sono d'accordo fatti, perché Pioli è molto attento a questo, sì. L'avremmo vinta lo stesso, perché il Torino, secondo me, ha già fatto un miracolo a resistere un tempo e 10 minuti, diciamo, grosso modo, al nostro gioco. La loro inferiorità a centrocampo, nonostante l'abnegazione dei giocatori, era evidente. Non avevano nemmeno la migliore formazione, ma se l'avessero avuta avrebbero perso ugualmente come in Coppa Italia, sì. Con due reti di scarto, e diciamo in campionato all'andata con maggiore fatica 2-1, ma comunque con una superiorità di gioco evidente. Noi abbiamo un centrocampo che è di alta qualità, mentre la qualità media diciamo del campionato è molto scaduta, lo dimostrano le medie punti, sì. Ma soprattutto dei diciamo rispettivi centrocampi e le altre squadre. Io ieri ho visto anche la Roma, che per un'ora, devo dire, obiettivamente ha dominato, ne poteva fare 6 se ci fosse stato un Felipe Anderson, però se invece attacchi con giocatori che la porta sembra che la temano. Bella questa espressione, mi piace. Io ho notato lo sconforto
esplosioni dei suoi, che tra l'altro l'anno scorso la mettevano dentro ed era più o meno la stessa squadra, quindi diciamo la Roma è vittima di un sortileggio ma anche di una programmazione, come tutte le altre squadre che l'anno scorso ci sono arrivate davanti, e soprattutto una diciamo organizzazione a livello di preparazione fisico-atletica veramente fallimentare. Tutte quelle che stanno facendo la Europa League, sì, diciamo, quindi fino a Napoli, stanno avendo una media punti molto inferiore alla scorsa stagione. E non ne parliamo poi, diciamo, della Roma, che aveva una media punti addirittura di 2,23 ed è scesa a 1,85. Paradossalmente noi l'anno scorso, vorrei, dopo il disastroso inizio di Petrovic, che aveva una media di 1,1, abbiamo avuto una media molto simile a quella di quest'anno, giocando però non così bene, cioè sì, a livello offensivo, perché a livello difensivo non si poteva dire niente. Quindi questo vuol dire che la Lazio ha avuto il merito anche di saper fare una grande preparazione atletica, che però va verificata quando, sicuramente facendo i dovuti scongiuri, io spero sia Champions, ma potrebbe essere Europa League, saremo in Europa. Quello che è fallimentare nelle società italiane è pianificare evidentemente la preparazione. Certo, bravo, bravo. Ecco, noi vediamo squadre che dopo un'ora scompaiono. Se vedo, con tutto il rispetto per il valore agonistico e fisico-atletico, una squadra tecnicamente povera e secondo me nemmeno troppo evoluta tatticamente come la Sampdoria, che ieri ha subito un'ora a centrocampo alla Roma, non posso pensare che la Lazio non arrivi avanti a tante squadre che con la Sampdoria, sì, sì, faticano. Noi l'abbiamo mortificata 3-0, sì, giocando una partita veramente notevole, ma non trascendentale, nel senso che abbiamo fatto quello che facciamo di solito. Certo, abbiamo fatto il nostro. Il nostro, questo mi rende fiducioso, anche se io prima del ciclo delle quattro partite che è terminata ieri con Torino dicevo è fondamentale, e l'abbiamo fatto, vincere con Fiorentina e Torino, sì, perché pigliamo, diciamo, lo slancio per l'ultimo mese, perché le ultime quattro partite decidono gli obiettivi, dalla permanenza in A al secondo posto. Lo scudetto ormai l'ha vinto virtualmente la Juventus, pur andando, sì, molto meno forte dell'anno scorso, perché al massimo potranno fare 90-91 punti, ma penso che ne basterebbero 83 per vincere quest'anno lo scudetto. Quindi, diciamo, senza faticarsi la Juve l'ha già vinto, ma il secondo posto, il terzo e il quarto sono ancora diciamo incerti, e noi speriamo di saper prendere la seconda posizione. Non mi auguro la terza, perché i preliminari sono una sciagura per le squadre italiane, per ecco. È meglio arrivare paradossalmente quarti e fare l'Europa League che non la Champions dopo aver fatto i preliminari, e magari ritornare disgraziatamente in Europa League pure demotivati, come è successo a Napoli, che quest'anno è irriconoscibile come rendimento medio. E come no, è chiaro che c'ha quell'Higuain che può da solo sì, sbloccare la partita. Noi per la verità abbiamo Candreva, Biglia e Anderson, e loro hanno tutto l'attacco e hanno guadagnato Gabbiadini, sì. Però non c'è, secondo me, lotta col Napoli, per il motivo che atleticamente e soprattutto in fase difensiva sono più carenti di noi. La difesa del Napoli è veramente avventurosa, insomma. Noi invece abbiamo, anche grazie al centrocampo che è migliore di quello del Napoli, come no, perché se loro credevano che prendendo Davide Lopez e De Guzman facevano molto meglio di Zemaili e Berami, siete che non conoscevano bene Davide Lopez e De Guzman, coltrivolto un centrocampista offensivo, non di regia. Quindi alla fine hanno sempre avuto Jorginho e Hiller, come la seconda parte della scorsa stagione, che non sono fenomeni come Biglia. No, senti una cosa, ma Berami dove sta adesso a giocare? Ma Berami dovrebbe stare in Inghilterra o in Germania, non lo so, ho perso le tracce, perché poi questi giocatori vengono sacrificati in squadre di non prima caratura, no? E se un po' vengono inghiottiti dall'andazzo. Noi vediamo squadre inglesi tipo il Tottenham, per dire, che c'ha pure buoni giocatori, poi misteriosamente arrivano a distacchi siderali dalle prime. E, ad esempio, anche in Spagna il Siviglia è quinto, ma sta sì, 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 eppure dietro al Valencia, e quello l'anno
l'anno scorso ha vinto l'Europa League, quindi sì. Della differenza che c'è fra il campionato, diciamo le prime tre dei campionati tedeschi, inglesi e spagnoli e quello italiano, insomma. Cioè, in Italia solo la Juve si stacca bene o male, ma poi quello che c'è un po', diciamo, delude come italiani è che l'anno scorso la Juve non ha manco vinto l'Europa League. È uscito eliminato da un Benfica che francamente non è il meglio dell'Europa calcistica. No, no. E poi la finale ha vinto appunto il Siviglia, che è una squadra decorosa ma di medio livello, a livello europeo. Sì, sì, la vedo giocare spesso. Senti una cosa, allora, è inutile fare i commenti su, ne abbiamo parlato prima, sulla classe di Felipe Anderson, Candreva che è a rientro. E Biglia, ma anche in difesa con De Vrij e Maurizio, e rientro quando arriva Todd, lì come si chiama, e Gentiletti, credo che non ce n'è per nessuno in difesa, e poi quest'anno abbiamo anche quelli veloci e scattanti che possono fermare l'Higuain di turno, a meno che non parta in fuorigioco come è successo in Coppa Italia, perché quella è una partita dove finire 1-0. Però io dico questo anche, cosa manca a questa squadra per fare un campionato alla Juventus e lottare veramente per lo scudetto, secondo te? Le previsioni e gli organici, però io quest'anno pensavo che se fossimo arrivati in Europa League dovevamo essere contenti. Ecco, è vero, è vero. Ma questo per un motivo semplice, non perché il valore tecnico, diciamo, della Lazio fosse valutato in maniera sbagliata, ma era quello che non abbiamo valutato in tanti, il disastro a livello di programmazione e organizzazione di quelle che ci sono arrivate davanti. Non tanto le due milanesi, che non mi sorprende perché c'è un disimpegno da parte dirigenziale. Sì. Nell'Inter il caos c'è stato sempre finché non è arrivato Mourinho. Non ci facciamo ingannare dagli scudetti vinti dopo Calciopoli da Mancini, perché quelli avevano un valore tecnico molto scarso, perché infatti a livello internazionale l'Inter veniva estromesso subito. Sì. Invece Mourinho ha vinto. Ma rispetto a Milano, diciamo, all'Inter, il Milan e Inter, ma anche Napoli e Roma hanno fatto una pianificazione veramente sbagliata, ma non solo della campagna acquisti, ma anche della gestione appunto della massa di partite che dovevano fare, perché non corrono le nostre squadre. Cioè l'anno scorso la Roma ha fatto 85 punti, quest'anno forse ne farà, non lo so, 70, ma se li dice bene, 15 punti sono una vita. Sì, sì, sì. E quindi io non so, quest'anno la seconda potrà arrivare dalla Juve a 20 punti, e colmare 20 punti, per tornare alla tua domanda, richiede un miglioramento strutturale, ma dipende anche da quello che faranno gli altri. La Juventus al momento ha un centrocampo forte come il nostro, una difesa forse inferiore, leggermente superiore, soprattutto superiore, dici? Sì, leggermente superiore, ma non come uomini, come funzionalità del reparto, perché loro hanno già quel Marchisio, che è un giocatore che sembra normale, no. Però fa molto bene il filtro davanti. Noi al momento non abbiamo questo filtro, siamo più offensivi, e sì. Quindi è proprio il sistema di gioco della Juventus che funziona di più come Allegri, ma non è quello il problema, è l'attacco, secondo me. Cioè tu dovresti avere un Tevez, con tutto il rispetto per Klose, e un Morata. Certo, sono d'accordo. Con due giocatori di questo livello, che si può, considerando che avremo più impegni, e con due attaccanti forti, ma di valore internazionale, ma anche Immobile. Magari, ne parlavamo ieri. Esatto, anche Immobile col sistema di gioco, con gente come Felipe Anderson e Candreva che sa giocare di prima intenzione ed è veloce, Immobile potrebbe essere devastante. E come no, sono d'accordissimo. Un altro giocatore che si può alternare con Immobile, e nelle partite dove può servire uno forte nel gioco aereo, quindi un giocatore bravo anche di testa, cominciamo a diventare una squadra. Ecco, ma e il serbo che adesso è infortunato, non lo vedi a questo livello? Francamente di tutti i serbi, compreso anche Mandzukic eccetera, il migliore che vedo è Dzeko. Certo, se prendiamo Dzeko Immobile possiamo arrivare a vincere lo scudetto e come dire, anche dire la nostra a livello di Champions. Sì, sì. Giocatori del genere, però poi non te li fanno prendere, perché Dzeko già non vuole venire in Italia,
l'ha detto chiaramente, nemmeno nella Juve. Ecco. E Immobile credo che voglia tornare, perché Klopp, che è stato giudicato un grande tecnico, ma io ho qualche dubbio, con tutto il rispetto, perché poi in Italia sui tecnici ci sbagliamo più che sui giocatori. Ho notato che quando calcoliamo la bravura di un tecnico è molto un fatto emotivo. Se il tecnico rispecchia la nostra idea di gioco è bravo, certo, è quello che attacca, poi magari ne piglia 5, no? Perché sì, è stato un mito Zeman, che a me francamente, con tutta la simpatia, è l'ultimo tecnico al quale darei una squadra. Sono d'accordo con te, simpatico sì, perché Pioli è sempre stato bravo, se ne sono accorti adesso, grazie a noi, e a questo è un merito della società. Certo. Ha saputo scegliere un tecnico giovane, capace e soprattutto con una personalità non difficile, perché è forte di personalità ma non è cocciuto. La maggior parte dei tecnici sono in Italia molto presuntuosi. Bravo, bravo. E non riescono a essere nemmeno con l'ambiente diciamo compatibili. Pioli ha saputo gestire anche l'ambiente romano, che è difficilissimo. Io dico che vincere, come no, uno scudetto a Roma è come vincere 5 a Milano e 7 a Torino, perché è l'ambiente stesso che con la pressione, come a Napoli ma anche come a Firenze, stronca le squadre. Montella è un altro bravo come Pioli a gestire un'altra situazione esplosiva, perché a Firenze hanno sempre grandi ambizioni e non si accorgono che la Lazio gli hanno fatti 4 e gliene poteva far 6. Infatti. Quindi, adesso molti dicono ma la Fiorentina ancora deve dimostrare. Ha già dimostrato secondo me molto, Montella è stato bravo, ma come Pioli sono quei tecnici che io vorrei sempre in panchina. Pioli ancora di più, perché è stato maltrattato spesso da una critica piuttosto, diciamo, come dire, superficiale. L'hanno mandato via da Bologna con Ballardini, che noi conosciamo, bravissima persona, ma non certo migliore di Pioli, anzi sicuramente inferiore. Cosa ha fatto il Bologna? È andato in B. Adesso in B sta faticando con Lopez. Allora dico, forse l'unica cosa che non doveva fare il Bologna, e fortunatamente ha fatto, privarsi di Pioli. Sì, sono. Ma vedi, noi che spesso parliamo così, insomma, di calcio, perché, come ho detto prima all'amico che ti ha preceduto, siamo stati gli anni insieme seduti vicini, dico, qualche cosa ci capiamo, senza diventare presuntuosi, ma che, ecco, che Pioli, ecco, io personalmente ho conosciuto Mazzone, ho sentito che prima parlavi di Carletto, sì. Che è un altro allenatore che è sempre stato sottovalutato. Male. Questi romanisti l'hanno maltrattato, ma questo che vuoi che faccia, ci vuole la personalità, ma nessuno ha personalità più di gente come Mazzoni, Iachini e tanti altri, perché sono quei tecnici che hanno sempre avuto il coraggio, senza essere stati campioni da giocatori, di mettersi in discussione e fare anche il bel gioco. Perché Mazzone, sì. Quando i giocatori facevano il gioco funzionale alla squadra. E come no? Senti, ma infatti io ho sempre detto, e ne abbiamo parlato, a parte Mazzone, che io l'ho tirato fuori perché all'epoca dissi, se la Lazio di Eriksson fosse stata affidata a Mazzone, nonostante il disimpegno verso la squadra di Gragnotti, avremmo vinto 3-4 scudetti. Ma a parte questo, io credo, sono perfettamente d'accordo, perché Eriksson è uno dei più grandi, come Zeman, perdenti di successo. Sì. Sottovalutato, ridicolizzato da Fascetti, già retrocesso, sì, andando in vantaggio con Graziani, perde 3-2 in casa, con, e come no, giocatori presentabili, Barbas, Pasculli e Di Chiara, che sono quelli che non a casa hanno segnato, ti spiega che non può vincere se non per caso. Vabbè, ma c'aveva, che ne so, un Veron che senza, sì, camminava, ma metteva la palla a 40 metri sui piedi della, sì, del compagno. Con quella squadra sono d'accordo, perché chiunque ne avrebbe 22. Sì. Certo, Come minimo. Oh, tornando, sì, tornando all'attualità, io credo che allenatori come Iachini del Palermo, come Ventura del Torino, che fanno quasi il massimo con gli elementi che hanno tra le mani, siano degli ottimi allenatori, migliori di alcuni così sopravvalutati. Che dici? Sì, sì, sì. Di Mazzone, ma comunque del sistema Ascoli, che ha risentito molto dell'impronta di Mazzone,
ma poi ti devo dire che uno è bravo è pure come l'Antuono, e io mi auguro per Reyes. Sì, è vero, ecco. Sono una persona seria, mi auguro che Reyes salvi l'Atalanta, ma l'idea di levare Colantuono, il problema non era Colantuono, se tu credi Buonaventura e speri che Dennis ti rifaccia gli stessi gol dell'anno prima, non hai capito niente. Questo è il problema dell'Atalanta. È vero. Meno male che c'è uno Sportiello che sia pure alternativamente, perché è un giovane, gli para. Meno male che c'è uno Zappacosta, che secondo me è uno dei giovani più interessanti, ancora più di Baselli, pronto per una grande squadra, perché sennò l'Atalanta starebbe al posto del Cagliari forse dietro. Sì. Perché è una squadra purtroppo povera a centrocampo. L'hanno impoverita, è un peccato. Ma che poi i difensori sono Piave e Stendardo, grandi cose, ma alcuni anni fa. Certo. Cioè, Piave ha 37 anni, Stendardo è un grande professionista, ma non è a livello di quelli che adesso possiamo schierare, no? Certo. In particolare io aspetto con molto piacere Gentiletti, che sono sicuro potrebbe essere il più, diciamo, compatibile al campionato italiano. Perché Ferrai è un giocatore di grandissima tecnica, ha l'impronta del centrocampista. È l'unico che riesce a fare fra i difensori italiani 30 metri di lancio mandandolo a un compagno. Sì, bravo, bravo. L'unico che ha il coraggio e a volte anche, diciamo, l'azzardo di fare, di dribblare l'attaccante quando gli va incontro. Poi non è velocissimo, magari non sempre in posizione corretta, ma di testa le piglia tutte, quindi alla fine, voglio dire, non c'è il paragone fra De Vrij e Stendardo o fra Biava, con tutto il rispetto e la gratitudine. Tra De Vrij, Gentiletti e Biava e Stendardo, no? Certo. Bene, senti, allora, caro Stefano, noi chiudiamo qui la trasmissione e ci diamo appuntamento per vediamo se riusciamo. Ecco, se riusciamo a farla dopo Lazio-Verona, dovrei andare allo stadio, perciò il tempo che usciamo comincia alle 9 meno quarto. Il tempo che usciamo e arriviamo in studio, mangiamo una cosa, perché mi fate pure mangiare, giustamente. Mi sembra giusto. Ecco, e poi vediamo se c'è la possibilità di fare la diretta, sentiremo te se sei disponibile, qualche altro amico, ma penso che faremo il post Lazio-Verona, va bene? Benissimo, e comunque anche, diciamo, nella Coppa Italia volevo concludere, ecco. Sono fiducioso perché apparentemente c'è qualche unità, diciamo, di vantaggio percentuale del Napoli, ma con quella difesa, se hanno fatto 2-2 con squadre inferiori alla nostra, noi due reti gliele possiamo fare e li mandiamo a casa. Eh sì, magari, perché non mi dispiacerebbe portare un trofeo, che è un po' che non li mettiamo in bacheca. Sì. Bene, ti ringrazio e di nuovo buona trasmissione. Bene, grazie a te, grande Stefano Fabris, e a domenica sera, o male che vada, a lunedì pomeriggio in questa è la Lazio. Bene, benissimo. Ciao, un abbraccio, ciao. Allora, cari amici, avete sentito il nostro Stefano Fabris, noi chiudiamo qui questo primo intervento e ne riparliamo della nostra Lazio fra una decina di minuti. Non ve ne andate, state sempre pronti. Ciao!